favore degli italiani, e questo non è casuale, perché qui non sono stati imprigionati soltanto i due siciliani, sono stati imprigionati anche soldati delle truppe pontificie. Quello lì non potrebbe fare silenzio per un attimo, visto che ore che va avanti? Glielo potete chiedere per cortesia? No, Lucio, passare. Per cortesia. Lucio, dai. Balla sotto. Solo un attimo, poi vogliamo il disturbo. Va bene, comunque il punto è questo, che a parte il fatto che non erano solo due siciliani, ma c'erano di Parma, Pacì, Piacenza, Modena, della Toscana, degli Stati Pontifici e anche del Regno Lombardo-Veneto, a parte quello, ribadisco il concetto che comunque sia erano tutti italiani. Non c'era bisogno che arrivasse Cavour, l'Italia esisteva già prima di loro e gli italiani esistevano già prima di Cavour, di Garibaldi, di D'Azeglio, di tanti altri, di Mazzini e di Vittorio Emanuele II. La lingua italiana è nata in Sicilia, con la scuola siciliana di Federico II, che ha introdotto anche le cifre arabe qui in Occidente. Se voi usate le cifre arabe adesso per segnare i numeri, le ha introdotte Federico II, re di Sicilia, nel 1200 e qualcosa. Sappiatelo, l'Italia era quella allora. E l'Italia era anche quella di Dante, di Petrarca, di Boccaccio e di infiniti altri, di Ariosto. Non avevamo bisogno di questi massoni per fare la loro Italia divisa in terroni e polentoni, con un lombroso ebreo che si maschera da veneto, fa finta di essere veneto e dice che c'è la razza superiore degli alti biondi nordici a nord e dei sudici piccoli e neri a sud, che è una razza maledetta che va distrutta perché sono africanoi. Noi, quando lui andava a quattro zampe, lui e la sua razza andavano a quattro zampe, avevamo Archimede, Pitagora e tanti altri, Parmenide, e poi dopo non è stato soltanto il tempo della crescita classica che abbiamo saputo diventare qualcosa. Ma chi era Campanella? Chi era Giordano Bruno? Chi era Bernardino Tedesco? Tanti altri. E Giambattista Rigo, chi era? Non erano italiani? Questi sono imbecilli, questi sono ignoranti, questi sono maligni che parlano. La loro Italia passerà, la nostra Italia esisteva prima, da 800, da 1000 anni prima.